Sì, buonasera a tutti, scusate, per fare in fretta dimenticavo anche i saluti. Cioè io potessi prenderei l'intervento che ha fatto il signor Anghilante di Sanremo News e altre news, lo riproporrei pari pari perché l'ho trovato stupendo e soprattutto condivido l'entusiasmo che lui ha messo nell'esporre i numeri impressionanti. Io a Sanremo ci ho lavorato, alla Riviera. So quanto rompe le scatole quel sito sia sul mercato pubblicitario che in termini di notizie. Allora io ritengo che il primo dovere di un editore della carta stampata sia fare in modo che il signor Aguilante non venga a Biella piuttosto che ad Asti, e l'unico modo per farlo è metterci sul suo stesso terreno, cioè noi dobbiamo bloccargli la strada. Parlo ovviamente non di lei, ma di chi porta avanti iniziative come le sue. Rispetto al signor Aguilante, gli editori locali hanno un brand che è la storia di 100, di 200, di anche solo 20 anni, come nel caso di Biella, ma hanno un marchio, un timbro che può dare un'autorevolezza all'informazione che viene portata sul web che chi si improvvisa editore sul web non può avere. Se a Biella il biellese fa un sito web come lo fa Sanremo News, Biella News si scorda di crescere a Biella perché il biellese lo massacra, perché il biellese ha un brand, ha un'organizzazione, ha una storia, una rete commerciale che non consentirebbe a iniziative di quel tipo di decollare. Ho iniziato a lavorare nella carta stampata nel 76, quindi sono quasi passati 40 anni, per cui potete immaginare quale affetto anch'io nei confronti della carta stampata, però io adoro il web, lo trovo una cosa fantastica. Se fossi un editore imporrei, obbligherei, otterrei il consenso in qualche modo dei direttori facendogli fare una full immersion solo nel web per almeno 6 mesi. Li prendi, gli stacchi dalla carta stampata, li fai uscire dal loro ufficio e dai loro palazzi blindati che sembrano molto quelli della politica e li metti sul web, li metti a inserire notizie, a guardare tutte le sere quanti contatti ci sono, fai quella cosa lì, no? Vai su Google Analytics e dici cazzo, non sono a 3.000 utenti unici oggi, cosa ho fatto, cosa ho sbagliato, perché mi sono fermato a 3.000, e gli farei venire l'angoscia di essere solo a 3.000 e non a 4.000 o 5.000 come nei giorni precedenti. Poi gli direi anche di controllare quali sono le notizie più cliccate, perché è giusto, no? Ci sono le notizie più lette, uno deve chiedersi perché una breve sulla stampa di un ragazzino ubriaco di 16 anni che finisce giù da una scarpata perché era ubriaco, piedi, ciondolava per strada, si è appoggiato al parapetto nella movida biellese ed è finito sotto, non si è fatto neanche male. La stampa ha fatto una breve, abbiamo fatto 2.500 click su quella notizia che era una breve già uscita sulla stampa. C'è un mondo là fuori, là in rete, al quale i giornalisti devono guardare con grandissima attenzione, perché l'informazione una volta erano le pagine grigie, fatte di piombo. Poi l'informazione non solo dal punto di vista grafico ma dei contenuti è molto cambiata. Oggi i giornalisti e i giornali sono davanti a una sfida epocale. Cioè il nostro modo di fare informazione, ripeto, lo dice uno che scrive sulla carta da 40 anni, deve cambiare radicalmente, perché sennò i giornali continueranno ad andare giù, perché se si vende meno non è solo problema della crisi, si vende meno perché la gente è sempre più distante. Voi andate a vedere le notizie che interessano sul web, sono completamente differenti da quelle che noi mettiamo in prima pagina, e questa roba secondo me il web dà una lezione di giornalismo fantastica. Quindi, detto che serve alla professione, detto che serve a cambiare la professione, io credo che possa anche essere una grandissima occasione di business. Facendo pochi accessi, noi stiamo già fatturando alcune migliaia di euro tutti i mesi, faranno 40-50 mila euro, il nostro è un piccolo giornale, fa 500 mila euro di pubblicità, rappresentano il 10% del fatturato, ma siamo partiti da pochissimo. Io credo che nei prossimi 10 anni i rapporti, non dico che si possano invertire, ma tantissimo di quello che oggi fatturiamo sul giornale lo possiamo trasferire sul web, perché il mercato è pronto ad accogliere il web, il mercato è pronto, il mercato pubblicitario è pronto a trasferirsi sul web, ci sono un sacco di clienti che stanno, nel senso, c'è anche chi gestisce concessionari, probabilmente lo saprà, non credo che sia solo un problema di Biella o di Vercelli, ci sono un sacco di clienti che dicono ma non mi fate provare il web,
può essere il web dello stupido banner, ma dietro a quello stupido banner ci può essere una strategia, che so io, di e-commerce, fantastica. L'e-commerce sta spopolando, bene, prendiamo un negozio di scarpe, gli diciamo guarda che bella piattaforma che ti metto a disposizione gratuitamente, tu fai la pubblicità qui, oltre al tuo stupido banner, al tuo stupido pubblicità, ti apro un negozio virtuale che non ti costa niente, poi mi dai una percentuale di quello che vendi, hai 5 paia di scarpe lì in fondo al magazzino che non riesci a vendere, non vendi più, le vendiamo al 50%, proviamo a vendere sul web. Sto facendo un esempio banalissimo, ma ci sono, è il Far West, è una roba fantastica, e io credo che gli editori locali debbano assolutamente guardare al web non con paura ma con un entusiasmo che è il suo. Ma Biel, non passerete, grazie.